Oggi è arrivato il dottore. Aspettiamo, quei raggi. Vabbè, però prima non lo volevi dire. Contro. Con i raggi X, un po', un po' riguardiamo. Non ho più niente. Guarda un po'. Mi fa rivedere, per favore. Che ci sta? Come ho detto prima, la situazione non è molto promettente. C'è qualcosa sotto la garza che si muove, ma no, non è neanche il classico osso, è un qualcosa di longilineo, molto fine. Molle. E... ma sono i batteri, no? Posso toccare? Sì. Anche al tatto... Ma tu non senti niente? Lei non sente niente? No. La perdita di sensibilità al bacio. No, sento che mi tocca, ma... è uno dei primi sintomi e bisogna starci molto molto attenti. Ma è sicuro che ha disinfettato tutto ieri sera? Ma di qui non c'ho niente, Ma... che la dicono sei? Diversamente, guardi... Poi guarda se è andata anche di qui. Non lo so. C'è il rischio poi si sposti l'infezione, molto pericoloso. Quindi, alla gamba? Poi guarda se c'è in vero. Ma di lì ero scorticata da prima. Sempre un po' di infezione, dai. Poi guarda. Vediamo, bisogna togliere anche il calzino perché sennò i raggi X non passano attraverso. C'è in verme anche di lì? No, di qui adesso si è attaccato. Ci devo mettere. C'è qualcosa di attaccato sopra. C'è in verme. C'è in verme. Adesso quando vado giù con... che c'è in verme? Sta zitto, smettila, scemo. Ma se c'è, non c'è, no. Dai, quei raggi X sembra un verme, ma magari un po' di batteri, l'infezione. Beh, cosa fa? Niente, a fare disinfettare. Disinfettiamo, sennò che fai tagliare la gamba, là. No, tagliare no. Ma ascolta il dottore, anche tu. Ma tu stai a fare lo stupido. Ascolta il dottore. Bisognerebbe fare un attimo una puntura. Ma ti fai riconoscere anche qui? C'è il dottore. Bisognerebbe fare un attimo una puntura. C'è il dottore, ma lui sta a fare lo stupido. Dottore, non si disturba. Prego. Mi scusi, tanto questo non è parecchio d'analisi. Ma c'è un altro problema qui. Vabbè, anche la testa sono malato. No, è che sono un po'. Sono un po' troppi, vanno un po' tagliati. Non so come dirglielo in maniera più delicata, ma dobbiamo tagliare tutto. Cosa fa? Dobbiamo tagliare tutto per la sua salute. Taglia tutto che? Quello che c'è sopra. Un po' di capello. Sarebbe già un modo per cominciare. Ma la mano se mi scherza là. Ma io la testa non manco l'ho battuta. Tagli ma perché c'è una peritina di qui, no, è vero. C'è un tagliettino qua sopra. Dopo ma di lì mi sono tagliato. Di qui sotto. Smettila Federico, sciacquati di coglione. Ma da retta dal dottore. Ma sì, vabbè. Fallo disinfettare, non gli rompe. Dottore, guardi anche di qui che... Mannaggia Cristo. Vattene! Fa guarda dal dottore. Ho dovuto far finta che il ragazzo dei droni fosse un dottore, perché lui non si voleva rimedicare la ferita. Gli anziani sono così, raga, come i bambini bisogna fare. Perché lui non si voleva medicare, quindi io l'ho fregato. Fatto finta quegli occhiali sono per guidare un drone e io ho detto di che c'è dentro un verme che si deve disinfettare, così abbiamo fatto e quindi ecco l'abbiamo disinfettato. Che hai detto? Che non è vero. Che? Non è dottore. Come no? Mette il cappello, vedi quanto sei bellino. Questo è piccolo, però questo l'ho trovato. Oh! Oh no, ma che è? Che è? Guarda bello. Oh no, che è? È quell'affare che ci va dal collo, quella lì. Ma che è? Vai. Vai, vai. Chiamalo. No, l'ultimo. Vai. L'ultimo. No, niente. L'ultimo, dai. Non sente. Toccherà fare Amplifon. Toccherà fare Amplifon. Andiamo adesso. Andiamo in chiesa. Oh. A ringraziare la Madonna. Eh sì. Questo bel soggiorno che ci ha fatto fare l'acqua. Sta pregando. A tutto spiano.
pregato? Anche questi belli fiori. Hai pregato? Eh? Hai pregato? Tanto. Per chi? Ho pregato la Madonna, che la ringrazio per questo coso di... Tipo Ave Maria piena di grappa? Sì. Lei, signora in cantina? Non dire cazzate. È arrivato l'arrotino. Come? Al bagno, no? Beve l'acqua e urina vino. No! Pronti? Forza! Matteo, eccolo Matteo, tutto pronto chef. Oggi tortelli e ravioli, vai alla grande. Nonno, ma che sei andato a fare? No, che rabbia, guarda un po' che c'è, tutti sti ravioli rilaviolati con doppio sugo risugo. Divertiti. Mando vai, sì, la banana non ce l'hai. Ma te la farò vedere. E coppe. E coppe. Ho messo la banana e non. Oh no. Oh no. Iniziando a girare un video. Mago, Mago Merlin. Non mi viene da ridere solo. Magica Bula, Magica. No, è Hockety Pockety. Hockety Pockety. Hockety Pockety Boom. No, Hockety Pockety, Hockety Wa, Abracabra da Brada. Non la conosco, ciao ciao ciao. Che Mago Merlino sei? Non la conosco. Vai! Opa, Sudoku come sei messo? Eh? Guarda qua! Backstage, che preferite? Eh? Sara! Sara? Sara? Guarda, guarda. Se non ci potevi fare. Oh, ma ci Le bocce ti hanno arrivato dai coglioni. Sì, ma se ti chiappa nonna che prima ballavi, facevi tutto il dolorante, quando c'è un po' di balli, Sì, ballo, ma mi fa balli, Le donne, c'è balli, Appena finito il video, cosa sarà successo? Penso uno dei video più cringe degli ultimi anni. Madonna. Pazzesco, ragazzi. Grande Julian, numero uno, con il c'ha 300 droni, ragazzi. Julian con questo drone da 0 a 120 in 2 secondi. Porco cane. No, ragazzi, non rende con la camera, è pazzesco. Oh, ma ragazzi, ma è stato Guarda, non ce la faccio a stare. Non c'è il paradiso. Hai visto come va? Il cane è andato. Questa è una cosa demoniaca, Lì c'è Poppy. Oh, ritorno vicino all'amico mio. Oh no. È uno? Guarda che pizzetta. Sempre leggera tu la pizzetta, È uno? O no? Sempre leggera. Sei contento da 1 a 10? O no? 10. Oh. O no? Fa una faccia contento, fa vedere. Fa la faccia contento.
E come sta via? Così. E poi? E poi? E poi? E poi? Oh! Tu sotto la croce hai proprio, eh? Nonna Marie? Del 1800 inizio. Dove andà? Stile... A che fa? Ti qui a sentire freddo. Dove fa? Ti qui a sentire freddo, non c'è sto. Dov'è? Ah. A che fa? Oh mamma, perché accompagno io? Ma dove? A fare la pipì, dai. Ma cammina, va! Dai, ti tengo io. Ci ho detto quattro volte stamattina. Te il tengo io. Sì. Cincilla, sta tranquillo. O no? Fammi ti portare. Ah, ma fa... Ti ci porto io. Dai. Sta fermo, là, leva di coglioni. Ti tengo il cincillare. Sì, cazzo mi vieni. No, dai, per me. No, va, aiuto. Va. Aiuto. Vai via. Scorzi tra donne. Topazia tiene banco. Che pazienza. Che postazione che ho trovato. Una postazione unica. Lo so, mi state invidiando. Tu hai trovato i coglioni. Ah, oh, quanto sto bene di qui. Io mi sa la serata la passo qua e poi vengo a dormire con te. Non credo. Perché o no? E perché no? Perché? Tu ce l'hai con chi si va a dormire. Fammi dormire un pochino con te l'ultima sera. No. Tu ma no, non è l'ultima sera, la penultima. Fammi dormire un pochino con te. Sì, dai. Che ti tocco il cincilla spennellando. Ah, eccolo. Ti sono mancato un pochino sti minuti? Senti. Quanto ti manco da una sessione? Tanto. Oh, bravo, no? Così ti voglio. Queste giornate in famiglia così mi ricordano tanto le vacanze quando ero piccolo, che stavo con loro. O no? Già dorme? Con mai? Dormimo? Ma che dormo? Che stai a fare? Riposavi gli occhi? Eh? Sì. Bello sto foulard, eh? Stai a fare? Sto foulard è bello. E voglia. Ma mo ti voglio regalare sta camicia. Ma la camicia mettila per te, chi la vuoi? Che è lui? Come? È un figlio della mignotta. Perché? È perché sì. Ave, 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 mo fa. Tanto sei venuto qua a dire qualcosa. Oh, me. Avevo fame, è vero, loro niente infatti. Io avevo fame. Correte dei sì. Dai, prendi tutto. Si piglia tutto, anche in 5, in 6, poco. Ma l'otto mistico si prende? L'otto mistico si da prende? Da tante parte no. L'otto sì, fischio no. Si prende? Oh. Ma l'otto sfilo si prende? Che c'è? Se c'è 8 e 5 trinchi, tu prendi il 7 o il folgo? Ma tu mi dai che cazzo stai di? Tu quali prenderesti? Quali prendi? E guarda le carte.